Ciao a tutti e a tutte. Una piccola presentazione, visto che è il mio primo video su YouTube e non ho mai caricato in tutti questi anni che ho che ho, diciamo, il canale, non ho mai caricato nulla. Quindi ci sta, almeno il nome. Mi chiamo Valeria, ho 30 anni e da un mese mi sono trasferita con mio figlio, ho raggiunto mio marito in Inghilterra. Nulla, detto questo, inizio con questo video perché volevo farvi vedere ciò che ho acquistato in una pagina, magari molte già la conoscono, su Facebook, Minu Kawaii Minuteria, dove da poco io ho preso e ho scoperto che anche su Facebook vendono materiale creativo. Io da qualche mese che creo, tra cui una creazione delle mie. È qui, molto semplice, un bracciale molto semplice. Info qui sotto, tutto quello che mi dovete scrivere, negativo, positivo, io accetto tutto. Perché non mi mandate a quel paese? Ecco, insomma. Nulla, prima di iniziare a spiegare tutto il materiale, ci tengo a dire che le perline, perle, fimo, tutto ciò che riguarda il fai da te o comunque l'handmade, mi è stato impartito, se così si può usare questo termine, dalla mia amica Cristiana, che anche lei ha sia una pagina su Facebook, Beetle Creation, e sia un canale su YouTube attivo, già da un po' con alcune ricette, video ricette, col bimbi, tra l'altro, Rasca CR, andatela a trovare. Insomma, lei mi ha parlato di perle, perline, tutto questo mondo bellissimo che a me piace e ho iniziato a guardare tutorial su tutorial. Oddio, ho iniziato con Valentina OOO, Sara Spoltore, Happy Witch, 75 Marghe 75, Carletta Mars, Annarella Gioielli, Alexia Lux, se non sbaglio, e le creazioni di Silvia. Questi sono quelli che ho visto di più, ma veramente ce ne sono veramente tante a cui, insomma, praticamente a quelle che sono iscritta, però sono talmente tante che non me le ricordo e spero che non se la prendano male. Mentre quelle che ho nominato sono quelle che io amo, adoro alla pazzia, perché quando posso le vedo sempre. Sto sempre lì appiccicata a prendere spunto, a imparare. Vorrei imparare le perline, ma non ho né pazienza e non sono pratica. Comunque, detto questo, ho cominciato con questo video, anche se ce ne sono tanti su YouTube di video acquisti, eccetera, però io mi sono trovata bene, non ho speso molto, costa poco la roba, è un buon materiale e quindi ho pensato di farlo conoscere a tutte quelle che magari ancora non lo conoscono, magari qualcuno mi guarda, non lo so, magari sì, magari no, ci provo. E chiedo scusa perché sono con il cellulare, quindi ci sarà audio, rumore e quant'altro. Cercherò di sbrigarmi, uno perché non riuscirò a star ferma per tanto con una mano a tenere il cellulare, però ecco, cercherò di sbrigarmi. Cominciamo con i lotti, perché questa pagina dovete sapere che è organizzata benissimo e ogni tot questa ragazza gentilissima, tra l'altro, fa delle app dove si possono prendere appunto lotti o comunque pezzi veramente a poco prezzo. Questo lotto l'ho pagato 2 euro ed è una base bellissima, tra l'altro, fatta bene con 3 perle stile Pandora. Molto bello, come dicevo, 2 euro. Così ho preso anche quest'altro, un altro lotto, quello qua, scusate, lotto 31, no, 35 se non sbaglio, 35, sì, quello qui, sempre 2 euro, sempre con le 3 perle stile Pandora e con la base, fatta, ripeto, benissimo, a me piace molto. Poi ho preso sempre foto 5 a 1 euro, perché negli album, se
Sfondate nell'album, sono suddivise tutte le categorie e nell'album tutta 1 euro trovate anche questo, dovrebbe esserci ancora disponibile. E sono a 1 euro, come ripeto, 20 coppie di monachelle e queste perline dovrebbero essere 25 se non erro. Questo non vuole mettere a fuoco. Eccolo qua, perfetto. Poi, sempre a 1 euro, le lucite con le monachelle. E sono 10 perline, 10 foglioline, 10 fiorelline, fiorellini e 5 coppie di monachelle. Sempre a 1 euro. Poi, per stile Pandora, ho preso a 1 euro se non erro le due sfere, sì, sfere le due perle, i vari divisori con la sveglia, la farfallina e un divisore che dovrebbe esserci tipo una stella e una luna, non so se riuscite a vedere la luna e la stella. Poi, sempre così a 1 euro, queste perle sono di diverse e i tre sono a borsetta, quadrifoglio con il cuoricino e un lucchetto a forma di cuore con la chiave incisa, no, la serratura, non so cosa sia, credo la serratura, comunque questo. Poi ho preso 5 gocce di cristallo, faccio vedere solo 3. Sono stupende. Guardate la luce che fa. Mi piacciono. Ci piace, ci piace. Ok. Poi ho preso 3 diverse misure di anellini. Iniziamo con quelli ovali, ho preso, va bene. 80. Non so se mette a fuoco. 80 e sono sempre a 1 euro, eccolo qui, bisogna dargli un po' di tempo. Poi ho preso quelli da 5 mm, anche quelli di prima erano 5 mm, anche questi e sono 80 a 1 euro. E poi abbiamo gli anellini più piccoli di 4 mm, che sono 100, sempre a 1 euro, sempre nella sezione. No, forse questa è una sezione 1 euro, no, forse è minuteria, però non vorrei sbagliare. Poi, ci sono delle cose sciolte che mi ha messo perché era per fare il prezzo paro e mi ha messo, non so, roba da 10 centesimi, 15 centesimi, 5 sfere, 5 perle, quelle che si possono usare anche per la fettuccia allegra, 3 manine. Perfetto, questo è all'incontrario. Vediamo un po' una. Ecco, forse questa. Si mette a fuoco. Perfetto. E lì vicino a quella manina che si vede c'è tipo una catenella che sono 2 allungamenti per bracciali. I cordini. Passiamo. C'è questo color panna. Se si vede, che è una coda di topo lucido color panna, ho preso 2 metri e ho pagato 50 centesimi perché uno viene, cioè un metro viene 25 centesimi. È molto lucido, si vede, molto buono. Mentre quello bianco è di 1,5 mm, credo, scusate. Sì, vedete? E l'ho pagato 40 centesimi perché sono 2 metri e un metro costa 0,20 centesimi. Mentre quello rosa la ragazza me lo ha praticamente regalato. Gli altri cordoncini sono 2 metri di rosa, 1 metro di viola, 1 metro di rosso e 2 metri di nero. E sono di 2 mm e sono in tutto 6 metri. Ho pagato 1,20 euro
Quindi ogni metro 20 centesimi, credo, se non erro. Ok. Poi ho preso questo lotto, che non tanto per la fettuccia di Ligra, ma per la catena, che è bellissima. E ragazze, guarda, vi posso assicurare, a parte che vedete la luce che fa, queste smeragliature, non so se si chiamano così, comunque, guardate, bello. Può sembrare pesante, ma assolutamente no. Vediamo se il mio Lumia mette a fuoco, altrimenti lo cambio, sa? Lumia, ti cambio con Android. Sì, dai, ci può stare, perché ci sono i riflessi della luce. Ok, perfetto. Ed era insieme a questo, l'ho pagato 1,50 euro. Sì, insomma, non la tiro fuori tutta, eccola qui, così. Così. Poi il braccialetto, praticamente, che lo devi soltanto assemblare, e ha la stellina e queste tre roselline, suppongo sia Fimo, e sono bellissime. Peccato che non riesco a farvele vedere. Tanto io vi vedo. Allora, ah, ecco qua, magari una sì, aspettate, vediamo un po', forse questa bianca, ecco, bella, c'è da rosse anche marrò, la stellina e i tre componenti così, col cuore, ed è solo da montare, mi piaceva. E questa, se non erro, l'856, mi sembra 250, l'856. Poi l'ultimo, la catena. Ho preso 3 metri di catena, bella, un po' come quella del bracciale che vi ho fatto vedere poc'anzi, ma più piccola. Non so se riesce a mettere a fuoco anche dalla bustina. Vedete? Bella. E mi è costata 3,60 euro, perché un metro è 1,20 euro. Insomma, va bene. Vi ripeto, la ragazza è gentilissima, è disponibilissima. Non è una pagina, ma bisogna chiedere proprio l'amicizia. Però, insomma, se magari scrivete un messaggio prima, se volete chiedere, non c'è problema. E è Minu Kawaii Minuteria. Come dicevo all'inizio, siamo in tante. E siamo in tante, però. Se una di noi scopre qualcosa che conviene, comunque la roba è bella, perché no condividerlo? Insomma, condividiamo praticamente tutto, condividiamo anche almeno le cose importanti che ci servono, visto che noi creatrici, così, insomma, soprattutto quelle un po' più elevate, fanno video acquisti, e almeno a me mi sono tornati molto utili. Soprattutto le recensioni su vari siti di eBay, su Pandal, su vari, che so, tipo Art Bijou, Make Your Style. Io ho acquistato anche lì, mi sono trovata anche lì molto bene. Però ecco, se qualcuno trova qualcosa di diverso, è bello scambiarsi queste cose. Nulla, torno a dire che il mio primo video sicuramente non è andato proprio perfetto, ma tanto non importa, ecco. Spero che presto riuscirò a fare qualche video delle mie creazioni, tipo questa. Sono ben accetti i commenti, sia del video, della creazione che state vedendo, e di qualsiasi altra cosa, miglioramenti, consigli, io accetto tutto, perché insomma a me piace questo, tra virgolette, questo mondo, anche se da poco che ci sono. E però ecco, cercherò magari di far qualcosa in più. Nulla, per non assillarvi più, per non annoiarvi più. Vi ringrazio tutti, di quelli che vedranno, di quelli che metteranno magari mi piace o che mi condivideranno, eccetera, eccetera. Ringrazio tutti in anticipo. Spero di insomma, che si è visto tutto. Magari metto qualche foto, vediamo se riesco, perché mi verrà da ridere quando lo andrò a caricare su YouTube, visto che non l'ho mai fatto.
E niente, metterò i prezzi anche se li ho detti, metterò la mia pagina Facebook, metterò la pagina di Minu Kawaii Minuteria dove ho acquistato la roba e se volete chiedermi qualsiasi cosa io accetto e ho ripeto, non voglio essere ripetitiva, consigli, magari è un aiuto che sto chiedendo. Comunque, qualsiasi cosa io sono contenta di appena, insomma, appena posso rispondo a tutti e a tutte. Vi auguro un buon pomeriggio, una buona sera, non so ciò che volete perché qui da me è già sera. Un bacio, Valeria. Ciao!